Ciao a tutti amici di WeDrive, bentornati sul nostro canale, ma soprattutto benvenuti in questo nostro nuovo video qui da ECMA 2024. Alle mie spalle lo stand NIU, importante ricorrenza per il brand, ben 10 anni dal lancio del primo modello, dalla nascita appunto di questa casa che ha basato tutto il suo sviluppo sulla piattaforma e la propensione ad una mobilità elettrica e sostenibile. Andiamo però adesso ad approfondire le informazioni sul nuovo modello della casa, che è veramente interessantissimo. Ed ecco quindi di cosa vi stavo parlando, il nuovo NQX 500, modello che va a sostituire, ma per il primo periodo del prossimo futuro, quindi parliamo per il 2025, andrà ad affiancare il suo predecessore, quindi verranno venduti in concomitanza e sto parlando dell'NQi GTS. Se non l'avete visto, abbiamo svolto una prova test ride poco tempo fa su questo modello, veramente sfizioso e divertente, principalmente nel contesto urbano, quello per cui nasce. Vi invito infatti ad andarlo a vedere. Parlando della novità NQX 500, abbiamo una rivisitazione estetica che lo aggiorna, lo rende più maturo, ma non ne stravolge ovviamente l'anima prettamente new. Quindi la presenza del faro circolare rimane sempre all'interno dello scudo, ben in evidenza. Un componente personalizzabile, rimovibile e intercambiabile con altri modelli, come potete vedere, è possibile rimuoverli andando ad applicare sul frontale delle personalizzazioni che cambieranno ovviamente la caratterizzazione del nostro mezzo. Si aggiorna anche nelle forme una profilazione della sella sicuramente più accurata. Le maniglie rimangono pressoché molto simili al modello precedente. Cambia e si aggiorna invece la strumentazione di bordo, che in questo caso presenta un nuovo schermo TFT più ampio con una compatibilità veramente eccelsa e soprattutto abbiamo anche la presenza di un rotore sul blocchetto destro, il New Link Crown, che ci darà la possibilità di poter controllare in maniera veramente smart e pratica tutta la compatibilità di bordo, non solo con il nostro smartphone, ma anche con l'elettronica presente sul mezzo. È presente come negli altri modelli il Cruise Control che fissa la velocità, così come anche la possibilità di gestire e utilizzare una delle varie modalità di guida, che in questo caso sono di più rispetto al modello precedente. Vano posteriore che continua ad avere ampio spazio all'interno del pozzetto laterale sinistro, predisposizione per una presa di ricarica USB di tipo A ed un'altra di tipo C, lato destro invece il blocchetto di accensione e qui abbiamo questa pratica e sfiziosa rifinitura per il controscudo che va ad esaltare l'aspetto estetico. Sotto la pedana del rider troviamo poi l'alloggiamento per le batterie, batterie che in questo caso sono ben due collocate qui sotto. Ciò vuol dire anche poter avere la possibilità di sfruttare il vano sottosella che rimane libero e soprattutto capace di poter ospitare, pensate bene, ben due caschi jet, cosa che nel precedente modello non riuscivamo a fare. Un po' di dati tecnici: velocità massima raggiungibile di 100 km orari, la presenza appunto della doppia batteria nel vano sotto la pedana centrale, un range stimato tra i 90 e i 100 km di autonomia e la capacità massima di potenza da 9000 watt. La batteria è una 72V 28A e ha un tempo di carica dichiarato di 3 ore per la singola e 6 ore ovviamente per la coppia. Per quello che riguarda la scelta del pneumatico, troviamo un cerchio da 14 pollici avanti e dietro, rispettivamente 90-90, 110-80. L'altezza della sella, che qui riusciamo a vedere in maniera anche più profilata, proprio per capirne le forme, è di 810 mm dal suolo. E il peso totale si attesta a 128 kg. Il posteriore sicuramente è uno degli aspetti di principale cambiamento nell'estetica di questo mezzo, che presenta questo becco nella parte bassa e il collocamento poi nella parte più alta del gruppo ottico, molto particolare con le frecce verticali laterali e la luce di posizione stop al centro. Qui troviamo l'alloggiamento probabilmente di un sensore che potrebbe andare a migliorare la compatibilità e l'assistenza elettronica del mezzo. Vi mostro adesso il vano sottosella.
Qui ovviamente è stato posizionato il blocchetto di ricarica per le batterie e come potete notare è veramente molto ampio. Entrano tranquillamente due caschi jet al suo interno, profondo e ampio. Avremo la possibilità di poter caricare direttamente senza rimuovere le batterie dal loro vano, appunto, lo stoccaggio dell'elettricità e farle passare sotto il vano sella. Abbiamo anche la presenza delle luci di posizione nella fiancata, alcuni dettagli in gloss back, un modello veramente particolare che ha più carattere rispetto al predecessore NQi GTS e che soprattutto rappresenta un nuovo corso stilistico che aggiorna, pur non cambiando, l'estetica e il family feeling del prodotto New, appunto. Vero punto di riferimento nella mobilità elettrica. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al nostro canale attivando anche la campanellina delle notifiche, ma soprattutto seguiteci su tutte le nostre piattaforme social, quali Facebook, Instagram, TikTok. Il nome è uguale ovunque, anche sul nostro sito ed è WeDrive.tv.